Organica, corposa, molto elegante, brillante, longeva, grassa, musicale nel senso che suona. È un nuovo inizio. La Magnolia è un sintetizzatore FM analogico, polifonico. È un tastierone. Inquadrabile tra gli strumenti tradizionali quasi. È il frutto del lavoro di 10 anni. La declinazione in formato tastiera dell'architettura sonora di Frap Tools. L'abbiamo fatta per l'esigenza di uscire dalla struttura libera del modulare e inquadrare il suono in una direzione più personale nostra. Era evidente che a un certo punto avremmo dovuto fare uno strumento completo. Per me è praticamente il punto d'arrivo, è come se avessimo fatto la prova e adesso abbiamo fatto la bella, ci siamo arrivati. Abbiamo fatto tante esperienze in questi 10 anni su tante parti dei sintetizzatori. Ci siamo trovati ognuno con le sue competenze e abbiamo trovato un buon mix. Quando abbiamo iniziato a fare le prove con i moduli per capire cosa poteva servire e cosa no, l'abbiamo già messo su una strada per dare uno strumento più pronto per suonare bene. L'oscillatore è derivato dal Brenso, il filtro è derivato dal Kunsa. Però il poter ripartire da capo senza degli schemi che ci eravamo prefissati ha permesso per me di migliorare tanto con l'approccio a uno strumento musicale. A confronto con altri synth si vede un approccio diverso che probabilmente vi viene dai moduli. Ma sicuramente questo che ha i tasti, che è più riconosciuto come uno strumento, per me è molto più interessante del modulare, che ha un campo di impiego diverso. Riuscirei a rifare gli stessi suoni della tastiera sui moduli e viceversa, ma non sono i primi che lo strumento mi porta a fare. Nonostante sia la stessa pasta, diciamo, lo stampo è completamente diverso. La vedo come un prodotto più maturo. Le cose disponibili sono comunque tante e il fatto che non ci sia il routing totale tra una parte e l'altra non lo vedo un problema. Anzi, penso che le scelte fatte siano funzionali all'oggetto. Lavorarci è stato interessante. Una spremuta di sangue. Abbiamo capito che il nostro metodo di lavoro non andava bene, andava aggiustato. Quando ci sono le opportunità di cambiare qualcosa, migliorarlo, anche se non era come era nella prima idea, si seguono. Le varie revisioni delle schede sono state una continua scoperta. C'erano delle cose che erano molto prolisse nell'essere descritte, o c'erano delle cose che erano molto ridondanti. Non penso che ci sia alcuna parte veramente fondamentale di uno strumento se l'architettura dietro lo consente. Più o meno farà l'FM, il filtro più o meno sarà così, cioè mi immaginavo alcune soluzioni. Non avendo mai lavorato su una tastiera, ci sono molti, molti aspetti che non sono scontati, ma devono sembrare naturali. Da una settimana all'altra si ritorna a rivalutare praticamente tutto, dai suoni, dalle interazioni, dalle dinamiche. Abbiamo lavorato tanto su come rendere più semplice suonare e modificare i suoni in uno strumento finito. Lavorare con un display così piccolo, secondo me, è stato anche un sollievo da un certo punto di vista, perché limita per forza di cose il campo del possibile a quello che si può fare con l'interfaccia in sé e per sé, senza dover aggiungere dei menu. Non mi aspettavo di doverci lavorare così tanto. Però quando hanno iniziato a uscire i primi suoni, qualcosa si è ripagato di questo lavoro.
quando ho cominciato a vederla, allora ho avuto tutto l'insieme. È stato enormemente gratificante vedere uno strumento prendere forma, proprio letteralmente sotto le dita. La cosa più bella è stato sentirla suonare e sentire come premendo un pulsante possiamo passare da un suono all'altro e possiamo articolare questo suono. Dal punto di vista dell'interfaccia, dal punto di vista dello strumento, è molto più semplice di come me l'ero immaginato. Immaginavo molto diversa. Sì, è molto diversa, ma mi sembra che comunque rispecchi le esigenze. Devo ammettere che sono anche veramente felice perché il risultato è oltre la mia aspettativa. Penso che sia la sfida più grande fare uno strumento complesso che però sia bello da usare, quindi spero che al pubblico piaccia suonarla. Il lavoro è stato tanto e spero che venga capita da più persone possibile. Cioè io spero che venga registrata sui dischi, che sia sui palchi, sia dei musicisti, turnisti, professionisti, che l'artista di spicco, ma anche che l'amatore si diverta. Suona meglio di quanto previsto dal mio punto di vista, quindi bello. Magnolia adesso è uno strumento, magari domani è una famiglia di strumenti. Il prototipo è praticamente finito. Penso che quello che dovevamo decidere l'abbiamo deciso e dobbiamo fare gli ultimi aggiustamenti. Quindi non so quanto ci vorrà per questo, ma ci siamo messi bene. La macchina funziona e adesso dobbiamo far funzionare lo strumento. Vedo la luce alla fine del tunnel ed è un treno.